Chele Ferrani, un piccolo rewind per quanto riguarda la tua carriera calcistica. Io vengo dalla stagione scorsa che ho giocato a Torconca negli ultimi 2 anni e prima ancora sono stato a Gabice, sempre 2 anni anche lì. E poi dopo sono stato a Real Miramare, dopo ho fatto un'annata e venivo da una vittoria di campionato del Torconca, sempre a Torconca, e negli ultimi anni ho sempre fatto campionati di promozione. E in passato ho giocato anche nel Real Rimini, dopo le giovanili nel Rimini Calcio, ho fatto interregionale per 2 anni, ho avuto una piccola parentesi in eccellenza sia a Torconca che a Valle Savio e oggi sono qui a Sant'Ermete. Com'è nata la trattativa con il Sant'Ermete? La trattativa è iniziata negli ultimi giorni, si può dire. C'è stata tante telefonate da parte del DS Cipriani che mi ha convinto a fare questa scelta, anche perché avevo in ballo anche delle altre squadre, però loro sono stati una squadra che mi ha più dimostrato interesse, comunque ci tenevano veramente che venissi qui a Sant'Ermete. Con grande entusiasmo mi hanno dimostrato una grande passione per questa società e quindi mi hanno voluto a tutti i costi e io sono qui anche per questo. Grandi nomi quest'anno per il Sant'Ermete, Merendino, Mezzgour, dove volete arrivare? Sì, come hai detto, sono dei grandissimi giocatori per questa categoria e adesso ne conosco più che altro questi qui che hai detto tu. Sicuramente è una squadra che può puntare in alto e l'entusiasmo c'è perché non c'è solo per i giocatori ma anche per la società e quindi secondo me è una squadra che può fare tranquillamente i playoff. Adesso, poi dopo stare al campo sicuramente a parlare, però penso che possiamo davvero fare bene quest'anno. Aspettando la composizione dei gironi, che tipo di campionato ti aspetti per quel che concerne la promozione romagnola? Ma mi aspetto un campionato buono, non so come sarà perché sicuramente quante squadre parteciperanno quest'anno, però io mi aspetto, sono positivo e spero che venga fuori comunque un campionato di ottime squadre come gli altri anni. Sappiamo già del tuo percorso calcistico, ti chiedo solo di presentarti ai tifosi elencando ovviamente le tue caratteristiche. Allora, io sono centrocampista, ho fatto vari ruoli del centrocampo, ho giocato sia a 2, a 3, ho fatto sia la mezzala che il mediano, ho giocato anche a 2 mediani e diciamo che nel ruolo di centrocampo centrale posso fare quasi tutti i ruoli. Cipriani, continua ad essere un rito tradizionale quello di riunirsi nel locale del presidente Martino per festeggiare solo grandi acquisti. Le ambizioni di questo club per la prossima stagione, vedendo i nomi altisonanti, è impossibile nascondersi. Ma guarda, il fatto di essere qui è molto indicativo di una cosa. La presenza nostra nel locale del presidente Martino è anche un segnale di riconoscenza che io, in qualità di direttore sportivo, riconosco alla società, perché se fino ad ora sono riuscito a realizzare tutti i miei desideri è grazie alla passione, al sostegno che il presidente e la società intera, Maurizio e tutte le altre persone che con loro collaborano perché questo sia possibile, mi hanno permesso di fare, ripeto, tutto ciò che era nelle mie intenzioni. Ho esaudito quasi tutti i miei desideri. L'arrivo di Michele è la prova certa, come dici tu, che le nostre intenzioni e le nostre ambizioni sono chiare, non ci possiamo nascondere dietro un dito alla volontà del Sant'Ermete. Io mi auguro che questa intervista l'ascoltino i nostri ragazzi. È un segnale del fatto che non possiamo fare un campionato anonimo e che dobbiamo essere coscienti che il nostro destino è quello di avere il coraggio di puntare ai più alti obiettivi. Detto questo, non sarà facile, è chiaro, lo sappiamo, ma la coscienza di ciò che siamo nasce anche da questi piccoli passaggi. Aggiungerei la tua risposta che vedendo che siete sempre qui all'interno di questo locale con la restante parte della dirigenza c'è davvero un entusiasmo travolgente e soprattutto sottolineiamo ancora una volta un clima familiare. Siete molto uniti, state appunto facendo questa campagna di rafforzamento proprio per regalarvi un sogno. No, ma sicuramente, noi, ci siamo trovati in questo luogo altre volte prima di questa sera, ora
l'arrivo di Michele chiaramente ha calamitato l'attenzione anche tua in questo caso, perché è un colpo per certi versi incredibile, perché pensare di arrivare a prendere un calciatore che nella passata stagione è stato protagonista di una stagione straordinaria realizzando 8 gol di cui 7 in campionato è il segnale ulteriore di come si voglia crescere, di come si voglia puntare a qualcosa di completamente nuovo. Ricordo oltremodo che prima di Michele sono arrivati giocatori altrettanto importanti, che prima ancora di loro erano stati confermati giocatori altrettanto importanti. Abbiamo deciso di intraprendere un percorso nuovo e questo percorso deve essere un percorso nel quale tutti noi ci riconosciamo. E ribadisco, io vorrei sin da subito che si iniziasse a ragionare con una mentalità nuova, perché questa squadra ha tutti i requisiti per credersi forte, perché forte probabilmente lo è. Infine, cosa manca a questo Sant'Ermite per completare il mercato di rafforzamento? Questo sarebbe stato realizzabile se non ci fossero stati Maurizio, il presidente Martino e i dirigenti che tu vedi ora alle tue spalle. Il mercato del Sant'Ermite, dico con molta onestà, che non è ancora chiuso, c'è un'operazione che mi auguro che si possa definire a breve e siamo alla finestra, perché tutto quello che sarà necessario fare per rendere questa squadra ulteriormente più forte sarà fatto nel limite delle possibilità che il Sant'Ermite